processo di questo progetto è stato la parte più interessante per me, perché si è partiti da una selezione di versi di un poeta arabo del 1100, Ibn Hamdis. Questo testo è molto interessante sia nella sua versione originale sia nella traduzione fatta nel 1800 da Michele Amari, uno storico siciliano. Ho lavorato con questo arabista siriano Amir Abbara per provare a capire gli scarti di traduzione tra la versione italiana e quella araba. Ho provato a accorpare diversi versi in figure. Queste forme le ho passate a una pianista eccezionale, Ornella Cerniglia, che ha provato ad associarle alle visioni fuggitive di Prokofiev per il ritmo e l'andamento che avevano queste composizioni. Il duo di produzione Borromini le ha registrate e le ha ricomposte in un'ulteriore composizione. Quando me l'hanno restituita ho provato a mettere queste note in qualche modo di nuovo nel testo e quindi di nuovo nelle figure. E dunque è stato sì un esercizio di chimica, un esercizio di reazione chimica in cui gli elementi iniziali si trasformano in qualcos'altro. E un po' tutto il mio lavoro è così. Quindi non so mai dove sta andando, è una visione fuggitiva anche quello. Ma raccolgo materiali e li metto insieme e spero sempre che esca qualcosa di inaspettato. Di solito è così, sì.